Il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, affida ad una lettera aperta la relazione di consuntivo e di prospettiva a termine del primo anno di attività. Gero Micichè. Un poco di servizio a supporto per quanto riguarda. Il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, ha appena compiuto il primo anno di attività amministrativa dal suo insediamento. L'opposizione consiliare pressa statuto alla mano affinché il sindaco presenti al Consiglio la relazione annuale, così da consentirne l'esame e il dibattito a Sala Sollano. Nel frattempo Firetto ha scritto una lettera aperta di consuntivo e di prospettiva nell'ambito di un'esperienza che definisce in premessa come impegnativa, intensa e importante. E poi aggiunge, quest'anno si è molto lavorato sull'ordinario perché è stato da subito evidente come questa fosse una priorità, un punto di partenza da cui prendere necessariamente le mosse prima di guardare avanti. Si è lavorato sulla programmazione, ci sono alcune cose che sono state fatte e hanno portato i primi riscontri. Penso ad esempio al rilancio della manifestazione del mandorlo in fiore con alcune novità che hanno dato all'evento un respiro diverso, alla stagione teatrale, rinnovata e di qualità, all'avvio della raccolta differenziata, all'esternalizzazione degli impianti sportivi, di cui vedremo presto i risultati, all'iter per la variazione dei confini di Favara Ovest, finalmente sbloccato dopo anni, alle iniziative di pedonalizzazione, presupposto di una rinnovata vivibilità della città, ai diversi lavori che per meri problemi burocratici stentavano ad avviarsi e che via via vedono la luce, allo sforzo per intercettare risorse e finanziamenti che al di là dei frutti ci ha comunque permesso di prendere le misure rispetto a ciò che si è fatto e a ciò che si può fare, e a ragionare quindi in termini di programmazione. E poi in prospettiva il sindaco Firetto scrive: c'è ancora molto da fare, bisogna lavorare su molti aspetti, consolidare i risultati ottenuti e affrontare energicamente le criticità, i problemi, i nodi ancora da sciogliere e le sacche di inefficienza. È vero che non abbiamo grandi risorse, ma molte cose si possono fare con poco impegno economico, ingegno e buona programmazione. E poi Firetto si sofferma sul protagonismo civico e afferma: la città si è svegliata dal torpore e si è riscoperta risorsa di se stessa. Abbiamo perciò pensato di incoraggiare questo slancio con un ufficio dedicato che dia ordine e semplifichi questi procedimenti. Quello che vedo oggi, conclude il sindaco, è in fin dei conti una città in evoluzione, che guarda al futuro che si affaccia, a un progetto che prende forma, a un cammino che non si ferma. È una città che avanza senza fretta ma senza sosta. È una città che vuol crescere e scommettere su se stessa. Attività di efficientamento.